Ciao Giada, siamo qui al Giro d'Italia Donne e dopo tanti anni non più come atlete ma in veste diverse. Siamo qui io con Bici.pro e tu con la Rai, quindi ovviamente siamo qui per lavoro. E come sta andando la tua nuova esperienza? Ciao Dalia, davvero, abbiamo messo giù la licra e abbiamo vestito finalmente abiti normali, tra virgolette. Questa esperienza bellissima, insomma, questo è il nostro mondo, dico nostro perché insomma la carriera insomma, è andata avanti con strade parecchio simili, mi verrebbe da dire, visto che hai iniziato anche tu questa collaborazione. E dunque finché siamo nel mo nostro mondo ci si diverte, si continua appunto a sorridere e stare in mezzo a persone che conosciamo e a fare grandi esperienze. Assolutamente, strade condivise direi sin dall'inizio. Io e Giada siamo state compagne di stanza nel 2012 al campionato del mondo di Valkenburg e poi c'è stato un passaggio della maglia tricolore. Giada ha vinto il campionato italiano nel 2012 e io l'anno dopo a Varese nel 2013. Quindi strade comunque che alla fine si rintrecciano e ci ritroviamo qui. Siamo all'ottava tappa oggi, quindi due tappe per la fine. Finito il giro, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Immagino che farai un salto al tour. Esattamente, domenica andrò un attimo a casa, cambio valigia e poi lunedì riparto, vado a Milano per fare l'ultima settimana di studio del tour e poi spero di avere un mesetto libero di vacanza perché insomma è da aprile che sono in giro per l'Italia e ho bisogno un po' di staccare. Sì, tanti impegni per noi, anche io sarò a Parigi all'ultima tappa del Tour de France, sempre per impegni lavorativi. E quindi, che dire, un grandissimo in bocca al lupo Giada, Viva il lupo anche a te, Dalia. grazie mille. E Giada ha spiccato il volo in TV, e quindi complimenti da parte nostra e ancora good luck. Grazie mille, Dalia, e buon giro a tutti e buon ciclismo a tutti.